Amici di Inter, fan TV, cuori forti nerazzurri, bentornati da Michele Borrelli a Obiettivo Inter, bentornati a tutti gli amici che ci seguono sul nostro canale YouTube, quindi Inter Fan TV, vi invitiamo sempre a iscrivervi e a quelli che ci seguono su Facebook, quindi Inter Fan TV, grazie anche a tutte le pagine amiche, da FC Inter and Official Fanpage, i gruppi, anche i singoli tifosi che vorranno condividere questa puntata, vi consiglio di mettervi comodi, come si diceva una volta, anche se con il cellulare o con magari smartphone, tablet e anche le nuove tecnologie, magari si può vedere anche facendo altro, andando in giro, perché sappiamo che questo è il bello del web, e anche potete recuperare naturalmente la puntata on demand, perché prima di scendere nel dettaglio di tutti gli argomenti di super attualità di Napoli-Inter e quindi la partita del weekend dopo il derby vinto, ci sarà una prima parte breve, ma che sarà, diciamo, non solo per sulla partita di domani, ma noi abbiamo titolato, come forse avete già qualcuno visto su YouTube, Suning quando tutto ebbe inizio, perché vogliamo rivivere un po' quello che è successo nel 1978. È stata un'avventura, possiamo dire, iniziata in quel momento. Suning oggi è l'azionista di maggioranza dell'Inter, si è parlato tanto, anche un po' a sproposito, di questo congresso del Partito Comunista di Xi Jinping, che dovrebbe riportare la Cina anche nei prossimi 5 anni, quindi nel futuro, dopo i primi 5 anni appunto amministrazione, se così la vogliamo chiamare. Andiamo a vedere questo primo estratto di questo racconto da Repubblica.it, è stato un racconto molto coinvolgente, quindi ringrazio anche chi lo ha scritto, cioè i colleghi Alfonso Desiderio e Giorgio Cuscito. Vediamo un po' questa prima parte e poi vi dico perché, prima della presentazione degli ospiti, la iniziamo a introdurre. Perché la Milano calcistica è diventata cinese? Per calcolo politico e opportunità economica, certo, ma anche per passione. Questa passione, come vi dicevo, è nata 39 anni fa, nel 1978, quando l'Inter fu la prima squadra italiana e tra le prime a livello internazionale a sbarcare in Cina. Ad ammirare sugli spalti e forse addirittura ad accogliere all'aeroporto quel Sandro Mazzola, leggenda del calcio pure in Cina, c'era un giovane studente di Pechino che a 35 anni dopo sarebbe diventato il presidente di una Cina grande potenza, come appunto dicevo, Xi Jinping. E poi vedremo anche, ci sono delle foto che lo testimoniano. Fu forse proprio grazie al calcio d'angolo pennellato da Mazzola per il colpo di testa e il gol di Scanziani che Milano rimase impressa nell'immaginario di Xi Jinping, già allora appassionato giocatore di calcio, sport che praticava a scuola. Possiamo tornare in studio perché possiamo dire che se l'Inter è cinese, se l'Inter ha un grande futuro davanti a sé, se Suning è proprietà dell'Inter, è anche merito di quest'uomo, Alessandro Scanziani. Ciao Alessandro. Ciao, buonasera a tutti, messo male. Tra un po' la raccontiamo, perché voglio anche ricordare con te qualche aneddoto, perché il racconto dei colleghi è stato molto bello e dettagliato, lo potete recuperare su Repubblica.it, ma lo raccontiamo insieme. Anche grazie e bentornato a Franco Garavita. Ciao Franco. Ciao a voi, buona serata. Bel sorriso dopo la partita di domenica, però adesso, come ha detto Spalletti oggi in conferenza, l'Inter ha studiato, non è che ogni volta c'è un esame, perché per arrivare a questo punto vuol dire che già hai studiato tanto per arrivare qui, no? E quindi, però adesso c'è una partita veramente ancora più importante, come sempre, ci siamo dentro fino al collo, ha detto oggi Spalletti, e quindi adesso dobbiamo essere all'altezza del compito. Grazie, bentornato, una colonna portante del nostro progetto editoriale Inter Fan TV, perché è fondatore della pagina Inter Fan TV, prima cuore nero azzurro, Giuseppe Dorsi. Ciao Giuseppe. Ciao, buonasera a tutti. Finalmente rilassati, tranquilli, dopo una bella settimana. Tu hai la maglia personalizzata, certo, no? Ovvio. DG, cioè Dorsi Giuseppe, quindi data 91 perché... Data di nascita, tu nell'anno in cui la Samp di Alessandro Scanziani, perché lui è anche sampdoriano. 91. Avevo già smesso io. È l'anno dello scudetto della Samp, che contese proprio all'Inter, anche lì, non so col VAR come sarebbe finita. Adesso Alessandro... Sì, me lo ricordo. Non ricordo. Però c'è martedì, c'è anche InterSam. E subito vi dico che lunedì la puntata non sarà come sempre di sera, ma di pomeriggio, eccezionalmente di pomeriggio. Poi mercoledì anche c'è Interagire, venerdì avremo la solita puntata, anzi una puntata speciale, perché venerdì c'è l'approvazione del bilancio, quindi assemblea dei soci. Rimanete con noi perché poi ci saranno delle novità nelle prossime settimane. Però partiamo da questo ricordo, perché do qualche altro elemento, perché è una piccola sorpresa per Alessandro, e quindi vediamo se si rimerge in quei giorni. L'Inter vince la Coppa Italia,
passano con il Napoli, passano un paio di giorni, la nazionale, quindi tanti giocatori sono ai mondiali, e invece una folta delegazione di giocatori, tra cui Mazzola che aveva smesso da un anno, parte per la Cina. Vediamo questo racconto che è molto molto bello e poi lo commentiamo con Alessandro. E il 10 giugno 78, dicevo appunto, con i mondiali in Argentina in corso, l'Inter parte alla volta della Cina, proprio due giorni dopo la vittoria col Napoli in Coppa Italia. Prima squadra a giocare in quel paese italiana. Sono passati pochi anni dallo storico viaggio di Nixon e Kissinger, appena due dalla morte di Mao e l'arresto della banda dei quattro e della loro politica del terrore. Deng Xiaoping, appassionato di calcio, sta prendendo il potere e vuole usare lo sport per aprire lentamente la Cina al mondo occidentale. Arriva quindi sulla scrivania di Mazzola, fresco dirigente nerazzurro, perché si era ritirato l'anno prima, e una leggenda del calcio anche naturalmente in tutto il mondo e quindi anche in Asia, un invito dell'associazione degli allenatori cinesi. Che cosa succede? Partono. Vedete come è raccontato il viaggio? È anche un po' divertente se lo leggiamo insomma, così. No, leggerlo così dopo 40 anni. Vabbè. Vediamo un po', eccolo qua. Allora, più che una tournée, sembra una sfida. A livello internazionale è ancora Taiwan a essere riconosciuta come la Cina legittima. E per raggiungere Pechino bisogna usare le aerolinee pakistane, le uniche autorizzate a sorvolare il territorio cinese. L'allenatore nerazzurro Eugenio Bersellini, che abbiamo ricordato anche nei giorni scorsi, decide con la moglie di andare dal notaio per fare testamento. Attenzione! Lui, il presidente Fraizzoli, il presidente naturalmente era Fraizzoli fino all'84, e 17 giocatori, tra cui appunto anche Alessandro Scanziani che segnò proprio nell'1-1 di quella prima partita, si imbarcarono su un Boeing 707 e dopo, pensate, 29 ore e scali ad Atene, Damasco e Rawalpindi in Pakistan, arrivano a Pechino alle 23:10 locali, 5 di pomeriggio italiane, di domenica 11. Sono accolti da un gruppo di giovani rappresentanti del Partito Comunista. Non c'è tempo per smaltire il fuso orario, la stanchezza del viaggio. Il giorno dopo, 80.000 persone assistono all'1-1 tra la nazionale cinese e l'Inter. Per l'occasione torna in campo anche Sandro Mazzola, che gioca un tempo, sugli spalti ad assistere alla partita, studente c'è Xi Jinping, attuale presidente cinese, all'epoca appunto uno studente giovane di Pechino e già appassionato di calcio. Forse abbiamo anche una foto, chiedo alla regia se la può recuperare, una foto con, vediamo un po' se c'era Mazzola, eccolo qua, lo vediamo, qui c'è Xi Jinping qualche anno fa, qui a Dublino, in una manifestazione calcistica, eccola qua, la foto in alto, sotto c'è Mazzola che palleggia con tanti ragazzi cinesi che vogliono vedere un po' di calcio e sopra c'è il giovanissimo Xi Jinping col padre. Un anonimo racconta che questa poi è proprio l'accoglienza all'aeroporto dell'Inter, qualcun altro dice no, forse non è andato all'aeroporto, sicuramente era a vedere la partita, questo è testimoniato. Alessandro, ma era davvero così incredibile questo viaggio? Che ricordi hai? No, vabbè, il viaggio è stato tremendo, perché 29 ore, tre scali, poi ci si aspettava nei vari aeroporti dove ci siamo fermati, la ripartenza. E passaporto, controlli continui, per cui non era proprio stato un bel viaggio. Ma tu ti ricordi se era già stato detto da molto prima, perché c'era la Coppa Italia due giorni prima della partenza, cioè un ricordo di una cosa molto programmata oppure poi si decise all'ultimo? No, questo non me lo ricordo, penso che si fosse deciso all'ultimo di partire, di forse andare proprio a fare per l'autorizzazione. Sì, probabilmente sì, per i permessi di andare, chiaro. Bersellini te lo vedi con uno che va a fare testamento? Ma io non ero così pessimista, di verità, mi fidavo insomma di chi organizzava e di chi guida l'aereo, insomma, se va giù anche lui, che vado giù solo io, ecco. No, ma io non ho avuto problemi in viaggio perché quando sono in aereo dormo e quindi non ho problemi. Qualcun altro è stato sveglio un po' tutto due giorni sostanzialmente. E dopo due giorni in campo a giocare, ma noi l'abbiamo presa anche un po' come una vacanza. Quando mai vado in Cina io, ci si chiedeva, no? Anche perché voi faceste tre partite. C'era la possibilità. Poi durante le giornate andavamo a vedere la muraglia cinese, andavamo a vedere Pechino, all'interno della città, e quindi... Però noi adesso ci stiamo scherzando anche un po', però io ricordo proprio in centro a Milano la presentazione di Suning nel giugno, 28 giugno era del 2016, quando i vertici proprio di Suning ricordano, ma come tutti in Cina, che l'Inter ha come slogan Brothers of the World, Fratelli del Mondo, nasce proprio con lo slogan Fratelli del Mondo, e fu quella visita
un qualcosa che rimane nel cuore della Cina, perché in quel momento non era. No, probabilmente sì, oggi. Perché al di là che siamo stati la prima squadra europea andare, o forse anche del mondiale, andare in Cina, allora la Cina era abbastanza chiusa, non c'erano le comunicazioni che ci sono adesso, cioè, per entrare in Cina era quasi impossibile. E quindi anche per loro essere riconosciuti da perlomeno dalla società sportiva come una nazione libera, aperta, deve essere stato anche da un punto di vista proprio politico importante. Sicuramente. Mazzola ricorda che durante la partita c'era un continuo quando si aveva qualsiasi tipo di giocata. Io poi ho ricordato 1-1 segnato da un calcio d'angolo proprio suo. Poi una sconfitta e una vittoria, poi loro tornarono a settembre e l'Inter vinse largamente, 6-7-2, adesso tra un po' lo vediamo. Ripeto il concetto, noi l'abbiamo preso un po' come una vacanzina, insomma. Però anche giocare dopo tutti i viaggi. E poi, no, oltre al viaggio, poi si andavano appunto a vedere un po' le città, a vedere la muraglia cinese così, e poi l'alimentazione era un problema grosso, perché spesso eravamo con le delegazioni o comunali o politiche, e si mangiava quello che ci offrivano, naturalmente. No, non credo. No, io perlomeno provavo tutto quello che ci mangiava. C'era qualcuno che non mangiava nulla, poi rientrava in albergo. Avevamo portato spaghetti, la pasta, il grana, il prosciutto, e qualcuno approfittava. Ha fatto 10 giorni di grana e prosciutto, non è il massimo dell'alimentazione. Vediamo cosa ha scritto un anonimo cinese proprio su un sito cinese a proposito di Xi Jinping e di quella visita, perché, ripeto, ha un valore storico. L'11 giugno 1978 la Cina ha accolto per la prima volta nella sua storia una squadra di calcio straniera. Il 12 giugno questa ha svolto una partita amichevole con la nazionale cinese nello stadio degli operai di Pechino. In quel momento c'era uno studente della Tsinghua University che amava il calcio, ha assistito alla partita e poi si è innamorato di questa squadra. Quella squadra era l'Inter e il giovane universitario si chiama Xi Jinping. Franco, è quasi una favola, no, da raccontare. È una favola, ma siamo messi bene. Cioè, perché sai, il presidente della Repubblica Popolare Cinese... Cioè, dici poco. Cioè, si diceva una volta, quando c'erano le elezioni in America... C'è un po' una bandiera che non ha uguali al mondo. Cioè, no, ma infatti fino a 4... Questo personaggio rappresenta 1.200.000.000 solo in Cina. Poi quelli che abbiamo in Italia, poi l'economia sono cinese, in Europa... Cioè, oggi l'economia cinese... Saranno 1.000.000.000 e altri 200 milioni in giro per il mondo. È un portabandiera per la nostra squadra che è pazzesco. No, per questo dicevo, qualche anno fa, quando c'erano le elezioni americane, si diceva... C'è grande suspense per l'elezione dell'uomo che poi più di tutti può decidere i destini del mondo, cioè il presidente degli Stati Uniti d'America. Oggi, forse già diciamo negli ultimi 4-5 anni, ma in futuro potrebbe essere sempre di più. Abbiamo visto anche per esempio le medaglie alle Olimpiadi, no? Il presidente della Repubblica Popolare Cinese forse diventa o sta per diventare o diventerà anche più importante a livello di economia mondiale nella globalizzazione, proprio nel congresso del Partito Comunista Cinese di qualche... In questi anni c'è stato il sorpasso del PIL. A livello globale la Cina ha sorpassato gli Stati Uniti di recente. Adesso non so se sono ritornati indietro, però... Poi ti faccio vedere quest'altra grafica, Franco, la faccio vedere anche a Giuseppe, perché quando proprio in quel giugno del 2016 Suning arriva ufficialmente all'Inter... Ci fanno vedere proprio un filmato che mi colpì molto, perché si vedeva come la voglia delle maggiori, delle principali, tra cui Suning, aziende cinesi, di andare nel mondo anche con l'orgoglio cinese. Dicevano: noi abbiamo aziende magari giovani, Suning del 1990, però dice salire sulle spalle di un gigante come l'Inter favorisce poi una società che fa proprio del proprio... slogan, del proprio motto, aprirsi al mondo, quello che noi adesso vogliamo fare anche politicamente. Quindi il calcio è un veicolo, ma è un qualcosa che va al di là. Vediamo qui l'invasione in Cina di tante squadre partecipate, per esempio in Italia Inter e Milan, ma il Manchester City ha il 13% cinese, l'Atletico Madrid ha il 20% cinese, in Francia, in Olanda, in Repubblica Ceca. Poco alla volta, prima si parlava di oligarchi russi, di proprietà americane, degli arabi, adesso voglio dire sempre di più, e sempre di più sarà una, diciamo, espansione. Quindi diciamo che l'Inter ancora una volta, il calcio milanese, è pioniere anche, è vero che alla Roma ci sono stati gli americani,
però qui parliamo di una, diciamo, di una cultura un po' diversa e anche un aprirsi al mondo, come è storicamente la storia dell'Inter, non Giuseppe? Tu da esponente più giovane in questo caso del parterre di stasera, diciamo, come la assisti, diciamo, a questo cambiamento? Perché qualcuno magari ha sempre un po' paura del nuovo, ma credo che ne abbiamo parlato tante volte quest'estate, no? Mi ricordo alcuni slogan, Suning out, tifosi dell'Inter, sì, contro Suning. Qui le spalle sono quasi più solide. Sono come quelle di Skriniar, insomma. Sono quelle di Skriniar, no? No, ma soprattutto Suning è entrato nell'Inter quasi in punta di piedi, ovvero tenendo molto a cuore quello che è la storia dell'Inter, quindi non stravolgendo tutto. Quindi, per esempio, Alessandro Antonello, amministratore delegato, esatto. Oltre a Piero Ausilio e Dario Baccini, direttore sportivo e vice, c'è Walter Sabatini, che è diventato coordinatore di Suning Sport, quindi di tutta l'area tecnica, sì, Suning, sì. Anche dello Jiangsu. Voglio dire, cioè, questo nel rispetto... Capello a Suning. Capello stesso. Sì. Quindi un altro italiano. Anche la crescita delle academies, di cui ha parlato per esempio anche Zanetti oggi. Zanetti oggi ha ribadito in un'intervista all'Independent come... l'Inter ha non solo la voglia, come era negli ultimi anni, di raggiungere grandi traguardi, ma adesso ha proprio delle fondamenta solide che Spalletti, per esempio, ha definito di cemento nelle scorse giornate, e quindi su questo possiamo essere, diciamo, anche un po' più consapevoli. Mi dispiace di tutto quello che è successo quest'estate, che adesso tanti tifosi dell'Inter, solo per i risultati, diciamo, siano un po' più positivi. Anche Borca Valero, per esempio, oggi ha ribadito come... dice: spero che tanti tifosi dell'Inter abbiano un po' cambiato idea rispetto a quello che leggevo e sentivo quest'estate. Ma vediamolo proprio quello che dice sempre dalle parti che abbiamo preparato, il direttore sportivo di Suning Sport, che è un ex calciatore cinese, si chiama Gongxing Sport, società attraverso cui il colosso Suning Holding ha acquisito l'Inter. Gong Lei era allo stadio e dice: ero senza biglietto, però io era un'occasione unica, volevo vedere questi grandi giocatori, all'epoca avevo 12 anni, conoscevo un passaggio segreto e al mattino mi infilai sotto una tribuna restandoci nascosto per tutto il giorno, fino alla sera quando cominciò la partita. A me mi ha ricordato un po' il racconto di quelli, non so, quando sono venuti i Beatles o i Rolling Stone la prima volta in Italia. No, guarda, senza vedere i Beatles... Io ero uno di quelli, perché a 14-15 anni si partiva da casa senza 10 lire in tasca e quindi dovevi inventarti di tutto. Si sperava che si riusciva. Dovevi inventarti di tutto per entrare a San Siro, e c'erano quelle famose foto dove sulle inferriate siamo tutti attaccati per scavalcare, per entrare a San Siro pur di entrare. Quindi non è una storia di tantissimi anni fa, saranno passati... Prima ancora che cambiassero lo stadio, nel 90. Nel 90, quindi prima c'era tutta questa fascia di persone, tra cui anche noi ragazzini, che si scavalcava, ed è una storia abbastanza recente, per cui lo capisco benissimo. Quante volte ci siamo nascosti negli anfratti dei bagni. Però lì, per esempio, Franco, si sapeva che ogni domenica tu avevi un'altra chance. Là era una chance che ti capitava. Ah no, sì, quello è vero, è verissimo. Chissà quando si trasferisce. Bisogna chiedergli se da Pechino, lo stadio era un po' fuori Pechino, e noi siamo arrivati, lo stadio era vuoto un'ora e mezza prima della partita, un'ora e 40, come tipico di poi Lister. Si è riempito, però, racconta Mazzola. Sì, ma sono... e poi finito la partita, spogliatoi, 20 minuti, mezz'ora, sei fuori, vuoto. Li abbiamo rincontrati tutti mentre ritornavamo verso Pechino, verso l'albergo, in bicicletta. Tutti in bicicletta. 80.000 in bicicletta. Mezzi di trasporto. Quasi nessuno è il proprietario di una macchina. E quindi sono venuti da Pechino in bicicletta e sono ritornati in bicicletta. L'evento, perché... ma anche sulla strada, noi col pullman, questo in bicicletta, incredibile. Dai, non voglio togliere altro spazio a Napoli-Inter, perché è una grande partita, ha parlato anche Spalletti oggi, però proprio in conclusione vediamo poi come, diciamo, per noi almeno abbiamo trovato questo finale, perché poi, ripeto, andatelo a recuperare su Repubblica.it, è veramente bella la storia, anche lunga, è praticamente un romanzo. Le maglie erano bellissime, piccolo appunto, hai ragione. La tournée non va benissimo per la squadra nerazzurra, perché due giorni dopo viene anche una sconfitta da una rappresentativa di Pechino, e dopo un altro pareggio con Cina, stavolta a Hangzhou arriva l'unica vittoria a Canton prima di trasferirsi a Hong Kong. I giocatori si allenano pochissimo tra una trasferta e l'altra, una visita turistica, come ci ha ricordato Alessandro. No, ma dopo la sconfitta
Berselin incazzato nero, il giorno dopo allenamento obbligatorio. Cioè, ah, si è arrabbiato anche per la sconfitta? Sento arrabbiato per la sconfitta lì. Mister, siamo in giro tutto il giorno, andiamo a vedere tutta la Cina, arriviamo alla partita che siamo fusi, cosa pretendi? No, in più ne mancavano tre o quattro, perché oltre a quelli che sono stati via nazionale, mi sembra Muraro fosse rimasto a casa perché non stava bene. 17 di eravate, quindi qualche aggregato magari, vabbè, Mazzola che ha giocato un tempo, che era già qualche primavera spesa. Aggregato alla squadra come Zenga, però. E infatti ecco qui, concludiamo così, proprio con questo ricordo, perché lì nacque anche un po', era il passaggio del testimone, perché per esempio Bordone era ai mondiali e quindi c'era il giovane portiere della primavera Walter Zenga, no? Aveva 18 anni. Che poi dopo essere andato San Benedetto, Savona, sappiamo tutta la storia, Salerno, tornò all'Inter qualche anno dopo. Poi c'era Beccalossi, appena acquistato dal Brescia. Quando la prima partita, questo me l'ha raccontato lui perché io l'avevo dimenticato, no? Sì. Dopo fine primo tempo Mazzola smise di giocare ed è entrato lui. Dopo 10 minuti sostituito che non stava in piedi. Cioè, io non me lo ricordavo, l'altra sera la Mocena e mi fa: ma ti ricordi che io sono entrato ma non stavo in piedi? Perché non aveva non torniva mai lui. Però lui non aveva smesso da un anno, lui era appena arrivato tra l'altro. Va bene, dai, allora proprio l'ultimo spezzone che stavamo vedendo insieme, perché poi altrimenti sembra che ci sono state solo sconfitte e pareggi, no, perché poi 3 mesi dopo la nazionale cinese venne in Italia per questo stage tecnico, come primo avversario chi potevano scegliere, perché loro sono riconoscenti in questo caso e anche culturalmente, si arrivò quindi all'amichevole giocata a San Siro tra l'Inter e la Cina nel 78, a settembre del 78, il 10 settembre, finì 6-2 per ma loro vivevano, siete vendicati, vivevano ad Appiano Gentile, loro facevano allenamento lì con noi, cioè loro su un campo, noi su un altro campo, ma non vi dico l'alimentazione che facevano prima della partita, peperonata, quelle cose. Ma come fai a digerirle dopo 2 ore e mezza sei sul campo e via a correre? Beh, ancora, adesso che hanno progredito sono ancora indietro anni luce come calcio. Anni luce no, però no, sono ancora abbastanza indietro, no? Penso. Sì, no? Sì, dal punto di vista dei risultati sì, sì, ma infatti mi sembra di aver capito che questa apertura anche a tutti gli stranieri nel loro campionato e anche la ricerca di allenatori europei o sudamericani, cioè, comunque allenatori veri, nel senso che allenano squadre competitive, sia perché hanno l'ambizione di ritornare a fare i mondiali, ma soprattutto in casa loro, di riorganizzare i mondiali, e quindi vogliono farsi trovare pronti per non fare brutte figure. E lo stesso presidente Xi Jinping, che lì abbiamo visto, dai, concludiamo così rivedendo proprio la foto, anche in quell'occasione del giovane e poi del quasi attuale, perché di qualche anno fa, presidente della Repubblica Popolare Cinese, che appunto ha parlato nell'apertura del congresso di qualche giorno fa, poi si concluderà martedì prossimo, di sport come sinonimo di benessere, quindi l'apertura alla globalizzazione che deve coinvolgere la Cina deve passare anche attraverso lo sport, e quindi qualcuno che pensava, magari io mi ricordo perché è successo anche questo, di colleghi che quest'estate, Giuseppe se lo ricorda anche sulle varie pagine Facebook, venivano riportati, dice no, Suning vedete che ci sarà la chiusura e quindi ha già messo in vendita l'Inter, sono venuti solo per, no, ti ricordi quest'estate, ne abbiamo parlato tante volte, ma... quando ascoltano voci non fondate, purtroppo cioè, si basano su notizie false, quindi Suning ama l'Inter, da quello che si è capito, e vuole investire nell'Inter, quindi ha... E lo stesso Steven ha parlato sempre, Steven, mi riferisco a Steven Zhang, quindi figlio di Zhang Jindong, cioè patron di Suning e quindi anche di Suning Sport, ha sempre parlato di progetto al medio-lungo termine, quindi non, vabbè, comunque questo l'abbiamo ribadito fin troppe volte. Dobbiamo parlare naturalmente di Napoli-Inter, ha parlato Spalletti oggi, tutti naturalmente vogliono sapere se Insigne ce la fa o non ce la fa, perché ha giocato martedì ed è uscito con questa contrattura. Vediamo subito le prime due ipotesi di formazione con Insigne e senza Insigne, anche se ci dicono, ci raccontano da Napoli che alla fine gioca. Magari se non deve giocarne una non gioca con il Genoa, lui ha giocato tutte le partite nell'ultimo anno, pensate, e vuole giocare a tutti i costi. Quindi è una contrattura, magari si prende qualche rischio perché si rischia poi lo stiramento. Ricordiamo che il Napoli ha già perso Milik,
Però se ci sarà una possibilità, lui magari salta Genoa-Napoli mercoledì, ma gioca Napoli-Inter. Vediamo le due ipotesi. Allora, prima ipotesi, senza Insigne, giocherebbe Zielinski favorito su un as. In alto a sinistra, qui lo vedete. Ma in quella posizione? O magari si va un po' più avanti Hamsik, che è un pochettino più senso del gol. Potrebbe essere. Poi loro hanno Goulam che spinge molto, l'abbiamo visto col Manchester City, ha fatto un partitone. Dall'altra parte João Mario recuperato, proprio notizia di oggi, anzi di ieri, perché si è allenato con il gruppo, ma oggi è stato convocato ufficialmente, quindi João Mario sarà una soluzione in più per a partite in corso, quasi sicuramente. Spalletti conferma Vesino, Gagliardini, Borca Valero. Vediamola anche la formazione con Insigne, e quindi eccola qua, da Gazzetta dello Sport, da Corriere dello Sport, eccola qua con Insigne, quindi classico Napoli. Pensate, hanno fatto turnover col Manchester City, Zielinski e Diawara, i titolari con l'Inter, l'aveva chiesto De Laurentiis, ha fatto anche Sarri, quindi ci temono, caro Franco, perché oggi l'Inter è tornata a farsi rispettare. Spalletti oggi in conferenza ha detto: se lo stanno guadagnando, ma non voglio dire i miei ragazzi, i miei professionisti, ha detto, perché non c'è da dirgli chissà quante cose, si stanno comportando come io potevo solo, diciamo, immaginare nel migliore dei modi possibili. Oh, ma sicuramente dopo quello che è successo negli ultimi anni non era per niente scontato, alla luce del fatto che siamo appena due punti indietro, quindi giustamente una piazza come Napoli, che secondo me merita il posto che ha in questo momento, ci devono temere per forza, non possono esimersi dal fatto di... Vediamo la classifica anche, perché è sempre bella, no? È giusto che tengano la tensione alta, ed è giusto che i loro ragazzi, come Insigne, vogliano giocarla questa partita, perché per il momento siamo secondi in classifica. Sì. Poi giochi bene, giochi male, non abbiamo dimostrato quello che potrebbe non essere il nostro valore, o potrebbe essere il nostro valore nascosto, però è giusto che ci temano. E io spero che giochino tutti, anche Insigne, perché questa è una partita fondamentale. Tu sei del partito, è più bello affrontarle al completo. Ma io, sai, arrivo a questa partita dopo il derby con una serenità tremenda. In che senso? Che può capitare tutto. Vediamo intanto anche la coreografia di domenica. Fai gol, fallo per la Nord, perché poi vediamo anche se ce l'abbiamo, Icardi, no? Che è stato proprio... È una partita a cui io arrivo in maniera molto serena, perché... non è che ti giochi tutto. L'interpretare questa partita cosa significa? Che tu, contro un Napoli così forte, puoi solo valorizzare quello che sei attualmente. Se sei forte come Napoli, la metti sul campo. Se sei inferiore, l'anno prossimo ti toccherà capire dove puntellare la squadra, sì, e via discorrendo. Non solo perché, l'anno prossimo, perché... Ma in tutti gli sport... Perché tutti, anche durante l'anno l'Inter deve avere ancora anche margini, no? Michele, anche giocare a dama, se tu incontri me e fai tac tac sei tac bravo e mi batti... Non sei bravo? No, non sono bravo. Ah. Se giochi con me, per diventare bravo io, devo giocare con quelli forti. E capire dove sono le mie mancanze. Quindi questa per noi è una partita fondamentale, proprio sì, sotto l'aspetto poi, della crescita. E poi, no? Franco, a proposito della Cina, quest'estate capiamo, credo che... Capiremo se siamo a un buon punto, a che punto siamo. Questo è vero come analisi, però ci sono alcune condizioni che magari, se invece di essere la nona era alla ventesima, era magari avevamo già sì, acquisito no, un po' più esatto, di questo... sicurezza. Però Alessandro, da giocatore, però, quanto rimane nella però testa? Però non cambia, scusami, non cambia molto, perché se perdi, chi è che ti supera? Nessuno. Forse abbiamo visto la classifica, nessuno, perché sono a tre punti la Se perdi nessuno, se pareggi vai avanti, il problema non è se vince addirittura il problema è eventualmente vedere come si perde. Esatto. Perché si può perdere con qualsiasi, ma bisogna vedere quando... Non credo che possiamo... Dal punto di vista dell'allenatore, se c'è la prestazione... Non dico che sono contento sempre, quando perdo non Alessandro, sono mai contento. A proposito di proprio Cina, per valorizzare il momento in sapere cui dove siamo. Oltre al Milan, l'Inter ha affrontato anche la Roma, che è sicuramente di un altro livello rispetto al Milan, no? E ha vinto a Roma, nel finale addirittura ha stravinto poi, perché veramente ha creato tanto negli ultimi 20-25 minuti. Quanto può rimanere nella testa dei giocatori di quelle partite in Cina con Chelsea e Bayern Monaco? Cioè, i giocatori che dicono, però noi, è vero, sono amichevoli,
Però tanti dicevano, no, l'Inter anche negli anni scorsi faceva amichevoli contro le grandi, prendeva 5-6 gol a volte anche. Invece, cioè, la convinzione dal derby, dalla Roma, ma anche da quelle partite, può rimanere nella testa dei giocatori che non si è inferiori a nessuno nella singola partita? In genere allenatore e giocatori magari non lo dicono pubblicamente, ma sono molto più severi nei giudizi della propria prestazione rispetto a tifosi o giornalisti. Sì, Spalletti lo dice sempre che è più severo lui. Ecco, sì. E quindi magari fuori si dicono tante cose, però all'interno dello spogliatoio, nel momento in cui si analizza la partita fatta, nel momento in cui si analizza la partita da fare, viene fuori la verità, insomma, se sei stato un po' fortunato, se non sei stato fortunato, dove ci sono stati gli errori, dove bisogna migliorare. E quindi, però il fatto anche di vincere, oltre a darti un po' di serenità, di sicurezza, ti porta anche ad avere un pochettino di sfrontatezza nel momento in cui incontri l'avversario, perché sai, sì, posso perdere, sì, in questo momento il Napoli, detto da tutti, è superiore, però andiamocela, giochiamo, esatto. Vediamo un po' quanto è superiore, se lo è, perché poi il Napoli per vincere contro di me deve fare il 100%, se fa l'80% magari noi invece facciamo il 100% e vediamo un po', cioè, poi è sempre il campo che stabilisce le gradatorie, le gerarchie. Oggi pazzesco, perché hanno riportato in conferenza Spalletti ancora questa statistica dei pali. Io mi ricordo Napoli-Inter 2 anni fa, 2-1, due pali salvarono Reina, l'Inter era in 10 negli ultimi minuti, non è rimasta nella storia la partita dei pali per la maggior parte per gli interisti, ma così in generale, no? Oggi è stato chiesto ancora, poi tra l'altro non so perché, ma qualcuno statistiche dice che il palo è un tiro sbagliato, ma perché poi Alessandro, le statistiche vengono contati solo i pali, diciamo, subiti, non i pali fatti, perché l'Inter per esempio ha preso la traversa col Milan, la traversa con la spalla, ha preso il palo con il Genoa in casa, però si contano solo i pali nella porta di Andanovic, no? Contano pure, no? Cioè, se palo è palo di là, palo di qua. Ma come Spalletti tutto. È stato molto filosofico, o meglio ironico, perché ha sorriso e ha detto: io sono più fortunato di quello che avete visto finora. Io sono nato con l'abito di quello del figlio di Carlo e di Ilva, del mio padre e mia madre. Ha iniziato sono arrivato dove sono arrivato. Ha iniziato ad essere fortunato quando allenava l'Empoli, che mi ha battuto in una finale di playoff in C. Se non ero la Juve. Scherzo, naturalmente. Sì, no, ma c'è da dire, non andate a dirglielo. No, però oggi Corsi, il presidente dell'Empoli, ha parlato di Sarri e di Spalletti, come li ha avuti, come che carattere hanno, ce li ha elogiati naturalmente. Vabbè, ma uno l'ha avuto nel momento in cui stava iniziando la carriera, quell'altro invece l'ha avuto 5 anni fa, cioè già datato come età. Si ha detto, cioè, che Spalletti l'ha inseguito tanto, diverse. Mentre Sarri è stato anche merito del direttore sportivo Carli, che l'ha suggerito. Sono due, secondo me, due cose, due momenti diversi, cioè non li puoi paragonare o raffrontare uno con l'altro. Uno era all'inizio della sua carriera, sì. Spalletti aveva appena smesso, insomma. Vabbè, però è stata, secondo me è stata bella, no, Giuseppe, tu anche prima sorridevi, cioè non so se quando l'hai sentita si è avuto la stessa, dice, no, io il figlio, poi abbiamo il monsignore dalla nostra parte, il monsignore dalla nostra parte, anche sottolineato, e dice: ho fatto la vita vestendomi da figlio di Ilva e Carlo, i miei genitori, e so di essere fortunato al di là del calcio, comunque più fortuna di quella che avete visto fino adesso, no? Secondo me, cioè proprio la calma dei forti, no, mi ha dato l'impressione, no? Beh, abbiamo, dice, detto che siamo stati fortunati anche in queste 8 partite. Sì, ma io non ho mai visto una squadra che vince, però, sfortunatamente. Esatto, cioè. Però se ci dobbiamo riprendere la fortuna di magari degli anni indietro, esatto, ben venga questa fortuna, perché non è che siamo stati sempre fortunati. No. Cioè, anzi. Poi successo di tutto. È successo, sì. Ecco, le cascate del Niagara sono niente in confronto alla sfiga che abbiamo avuto in certi anni. Sì. Per cui riprendiamocela, e ben venga, se Spalletti ce n'ha. Qualcuno disse, miseria, Franco, dai. Qualcuno disse, che così non fece notizia perché magari non fu creduto, quando l'Inter vinse la Champions League, si disse, prima di Bayern Monaco-Inter, se l'Inter fa il triplete sono disposto pure ad avere 7 anni di sventure. Anche se fosse, sono passati. Sono passati. chiudiamola lì. Adesso ce la riprendiamo. Allora, torniamo un po' serio e apriamo anche i telefoni, perché dobbiamo iniziare ad analizzare il Napoli. E iniziamo ad analizzarlo, anzi, si è già detto tutto, però
vediamo quello che ha detto Spalletti oggi, così come spunto di discussione anche per Giuseppe Alessandro, soprattutto Alessandro, per le disposizioni e per quello che può fare, perché Spalletti ha dato una chiave di lettura, dice c'è un solo modo, il pallone è uno nel rettangolo di gioco, no? Quindi se ce l'abbiamo noi non ce l'hanno loro e viceversa. Il problema è portarglielo via. il problema è averlo noi. In questo caso ecco perché vado sereno, cioè ma io prendo la mia pizzetta. No, però ha fatto capire che qualcuno dice difesa e contropiede, dice no, dobbiamo avere possesso palla, l'unico modo. È chiaro che lui imposterà la partita in un certo modo, però dopo la realtà è quella che succede sul campo. Certo. Il Manchester City e le squadre di Guardiola in genere sono è una squadra che fa del possesso palla il suo aspetto migliore. Ed è partito alla grande, due gol. Io a un certo punto sul mio gruppo ho messo un paio di regalone. Oggi mi sa che finisce con 5-6 pere per il Napoli. Invece poi hanno cominciato a prendere, poi hanno preso in mano loro il gioco. Ed è una cosa strana perché togliere la palla a Manchester non è da tutti, no? Però poi ci può stare. Sbagliato un rigore, due occasioni clamorose. È vero che poteva andare 3-4-0, ma però poi era vero che poteva fare 2-2. Cioè, è stata una partita che poteva vincere qualsiasi e non potevi dire nulla. Mi hai fatto ricordare quando dici poi però dipende anche da quello che fanno loro, quando si racconta sempre questo aneddoto di Pesaola che dice ma mister, lei ci aveva promesso di fare così, 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 invece è successo tutto il contrario. Dice, io ho avuto l'idea, ma ha avuto la stessa idea anche l'allenatore avversario. Sì, anche perché il Napoli è entrato in campo un po' titubante, con paura. Il secondo gol è stato un erroraccio, ma però quella è la grande squadra, quando ti mettono sotto e tu non muori, come ha fatto l'Inter a Roma. Ha fatto degli errori e gli sono costati subito due gol, ma la reazione è incredibile. Cioè, sì, palleggiando il Manchester City chiuso per perdere tempo alla fine. È per quello che ti dico, andiamo a giocarcela per vedere le nostre qualità quali sono. No, però Giuseppe Spalletti si può crescere con un ragazzino di 18 anni. Se tu vuoi crescere puoi anche impostare la partita, andiamo, ce la giochiamo viso aperto, vediamo cosa sa. E senza centrocampo titolare. Per stabilire dove, a che punto siamo. Io sinceramente me la giocherei a viso aperto. Però per il mister che decide. Adesso abbiamo anche gli amici da casa, però con Giuseppe velocemente interagire. Mercoledì tanti mi avevano chiesto anche, dice, ma secondo te difesa e contropiede oppure meglio prestarli alti? E qualcuno dice, no, Spalletti ha già tolto questo dubbio. Ha detto, no, se la palla ce l'hanno loro è peggio sicuro. Quindi dobbiamo provare almeno ad avere un po' più possesso palla. L'Inter l'unica partita in cui ha perso, diciamo, nei numeri lo scontro possesso palla è stato proprio nel derby, per colpa del secondo tempo, dei primi 20-25 minuti del secondo tempo. Dalle statistiche subito si capisce che sia il Napoli sia l'Inter costruisce il gioco dalla difesa. Infatti i giocatori con più precisione, con più passaggi sono i difensori, Koulibaly, Albiol e noi con Skriniar. Quindi sono entrambe squadre che amano giocare dal basso. Quindi Borja Valero sarebbe stato più utile dal basso. Sì, esattamente. Però se João Mario... Per necessità, meglio lì tre quarti. Quasi sicuramente parte dalla panchina João Mario. Certo. Allora, analizziamo insieme al primo amico da casa, così gli faccio commentare quello che Spalletti, anche da Pesaola, Spalletti su Sarri, dice quindi del Napoli, perché grandi elogi di Spalletti, tra l'altro quando c'è anche una battuta, quando un collega gli dice, quindi hai detto il Napoli è stato costruito per vincere, dice no aspetta perché poi Sarri lo devo incontrare io domani, quindi chiariamo bene quello che, non mi mettere in bocca cose diverse. Allora, pronto, chi abbiamo in linea? Pronto? Sì, ciao, come ti chiami, da dove chiami? Sì, ciao Michele, sono Maurizio da Torino. Sono qui nella sede del servizio meteorologico qua a Torino. E qui c'è un grosso problema di smog, no? Sì, un po' in tutto il nord perché non piove, fa caldo. Ciao, mettetevi la mascherina. Sì, Franco, viaggiamo con la mascherina. Volevo sapere, lì invece a meno 10 com'è? Fa tanto freddo, c'è già gente col montone in giro, com'è? Guarda, ti faccio vedere la classifica, perché ormai... Noi non c'entriamo, ma cosa stai dicendo? Ho sbagliato numero, Sbagliato numero, forse Milano. C'è una sponda del Naviglio che ha molto freddo. Doveva lasciare indietro la O. Guarda, noi nella classifica di chi si qualifica per le coppe non vediamo l'altra squadra di Milano, non c'è. Ma l'altra squadra di Milano è l'Inter Primavera. Ah, l'Inter Primavera, quindi, che tra l'altro ha vinto a Kiev mercoledì, grande partita 0-3 con Pinamonti scatenato, Odgaard. Un grandissimo gol di Odgaard. Grande gol di Odgaard, sì. Però Maurizio, allora ti faccio commentare, vedi quello che dice Spalletti di Sarri. Allora,
del Napoli più in generale, eccolo qua. Che tipo di partita farà l'Inter? Il Napoli è uno spot per il calcio, una squadra forte, sono dove avevano programmato di essere, non concedono nulla a nessuno, devi andare a sfidarlo. Se ti metti a fare calcoli non vai da nessuna parte. Il pallone è uno solo, se ce l'hanno gli altri è un problema, dice Spalletti. Soprattutto il Napoli. Soprattutto il Napoli. Sarà difficile limitarli, hanno questa qualità di comandare il gioco e condizionare l'avversario, questa continuità di gioco, la perfezione in alcuni momenti. Anche perdendo alcune partite non hanno mai dato segno di aver giocato male. Meritano i consensi che stanno avendo. Se Sarri avesse continuato a lavorare in banca sarebbe ministro dell'economia, fa qualcosa di eccezionale. Ti fa fare gli straordinari anche in allenamento, dice, quando affronti Sarri devi fare gli straordinari in allenamento per pensare a una cosa in più, per cercare di capire come si può, perché non è per niente facile, nemmeno se non alleni il Napoli, figuriamoci se poi allena proprio il Napoli come l'ha portato a questo punto. Ti piace questo Spalletti di oggi che dà, però toglie anche, perché poi lo vedremo in un altro passaggio, lui dice siamo in ballo, ormai ci siamo dentro fino al collo. Bisogna essere all'altezza di questo contesto che ci siamo creati, cioè lottare per il vertice. Ma Michele, allora, innanzitutto tornando seri a prescindere sì, questa parolina, dai, faccio questo sondaggio oggi perché l'ha detto Gagliardini, l'aveva detto Moratti, però dice lasciateci sognare. Questa parolina scudetto, a te dà fastidio? Meglio non pronunciarla proprio? Oppure se domani va in un certo modo, da domani si può iniziare a dire? No Michele, guarda, io penso semplicemente una cosa, anche, credetemi, anche se domani dovessimo vincere noi, io in quanto mi reputo una persona seria, non penso assolutamente che l'Inter sia lo scudetto, perché io mi reputo una persona seria come tutti quanti noi, realisti soprattutto. Sì, io la penso come te, per me sì. E non dobbiamo fare come qualcuno che decantava tanto il nulla, decantavano tanto il nulla, e i risultati già si stanno vedendo, ripeto, a meno 10 stanno bene dove stanno, eccetera, eccetera. Noi domani, come diceva Franco, noi domani andiamo lì, andiamo lì a giocarci le nostre carte, non so fino a che punto a viso aperto, perché sappiamo molto bene in Napoli che meccanismo ha, che gioco di squadra ha, ma allo stesso tempo il signor Sarri, che io apprezzo molto, il signor Sarri sa molto bene che l'Inter la deve un attimino temere, affrontare col mole, perché se per sbaglio, nonostante i loro meccanismi, nonostante i loro gioco di squadra eccetera eccetera, ma se per sbaglio poi però ripartiamo e insomma facciamo male, questo è poco. Grazie Maurizio, grazie. Ok ragazzi, ciao. Un saluto, Maurizio. Un abbraccio a tutti, ciao a tutti. Dice se per caso ripartiamo, ma allora Alessandro ci giriamo intorno, però vediamo intanto le due formazioni, quella con Insigne, forse, no, quella con Insigne e l'altra, eccola qua. Tu pensi che al di là di provare ad avere il possesso palla, è proprio se l'Inter ha più campo che può fare più male al Napoli? Perché Spalletti dice sempre se si parte da lontano è sempre più difficile. Allora, tu imposti la tua squadra con un criterio, con un'idea di gioco, con un'idea di comportamento, quando la palla ce l'abbiamo noi e quando la palla ce l'hanno gli altri. Poi c'è la realtà, che è la partita. Anche gli avversari impostano la partita così. Napoli è abituato ad avere possesso palla, mi sembra sia la squadra nel nostro campionato che ha più possesso palla. Vale la pena andare a fare la guerra nella loro metà campo, lasciargli spazio per cercare di portargli via la palla senza avere all'interno del nostro gruppo dei giocatori che vanno tutti ad aggredire? Punto di domanda. Forse sì, forse che no. Poi è il calcio che lo stabilisce. Se c'è qualche problema nell'andare a conquistare la palla nel loro metà campo, non è forse meglio, persa palla, rientrare tutti nel nostro metà campo, non lasciargli spazio, cercare di rubargli il metà campo e poi ripartire? Punto di domanda. Non lo so. Lui l'ha detto, in conferenza lui ha detto di non farli avanzare troppo, ma cercare di prenderli all'inizio del gioco. Quindi credo faccia un possesso, un pressing alto
per impedire almeno i passaggi dei difensori ai centrocampisti. Sempre riuscendoci, perché sempre poi riuscendo. Alla fine, per esempio col Milan, non è che volevi abbassarti così, però... Tante volte sei costretto a fare quello che gli altri ti mettono in condizione di fare, cioè, e quindi essere pronti sia a andare ad aggredire e rubare la palla alta, oppure rientrare e non lasciare gli spazi. Ma vi aspettate, Franco, ti aspetti che l'ultima mezz'ora, se l'Inter è viva, come è rimasta viva a Roma, stava perdendo 1-0 ma è rimasta viva, può poi veramente mordere il Napoli? Cioè, bisogna temere il Napoli è un'altra squadra, perché se saremo bravi limiteremo i danni, se saremo bravissimi magari porti a casa qualcosa in più, questo lo stabilirà il campo. Ma io ho visto una squadra che per 80 minuti, 70-80 minuti, non ha fatto due passaggi di fila, ha un tocco, che oggi è impressionante. Tu dici il Napoli? Sì. Fatto due passaggi di fila, ma con due tocchi, cioè tutto con, di prima. Esatto, con due tocchi, tutto a un tocco, tutto a un tocco, ragazzi. Cioè, ho visto una roba impressionante. E come fai? Devi essere più che bravo, diciamo, più che bravo. Spalletti deve essere consapevole che vai ad affrontare a viso aperto, va bene, ma un po' come facemmo noi con Mourinho, Barcellona, Inter, perché anche loro usano quella tattica. Loro si sono affrontati a specchio, City e Napoli. Ragazzi, chi è che ha vinto? Poi il Napoli è venuto fuori. È un pericolo, Franco. Ha dimostrato veramente di essere una squadra, cioè, a livello. A questo proposito, Spalletti ha dato un'impronta, diciamo, di voler già da quest'estate giocare sempre di più la palla il più possibile con i centrocampisti, almeno due su tre. Anche a volte si diceva rischiando di qualità. Dimentichiamo che siamo una squadra in costruzione. In costruzione, però vedendo il Napoli. Non dimentichiamolo mai, perché sennò andiamo veramente a fare delle figure. No, ma oggi Spalletti l'ha detto tante volte, sono al terzo anno, noi siamo all'inizio, al terzo mese. Bravissimo, quindi. Loro sono al terzo anno, noi siamo lì. Io negli allenamenti a Riscone ho notato questo grande lavoro di Spalletti, che in allenamento si lavorava a un tocco. Però poi, quando affronti le squadre, non è che ti permettono di lavorare. L'allenamento hai una tensione che arriva a 50, la partita arriva a 200. La partita a 200 e quindi quel lavoro che hai svolto, magari lo recuperi nei due anni, nei tre anni, come ha fatto il Napoli, perché l'abbiamo visto anche l'anno scorso il Napoli, per mancanza di esperienza fece dalle Black col Real Madrid, però si era già intravisto prima ora dominò a Napoli. Esatto, erano dominanti, ma loro non la mettevano, quelli la mettevano, perché l'esperienza... Ma volevo chiedere al mister Alessandro Scanziani, rivedendo un attimo le squadre in campo, poi torniamo un attimo anche alle parole di Spalletti, cioè quando Spalletti l'ha impostata sul possesso palla, lui ha sempre detto, anche durante le partite non giocate proprio benissimo, dice noi dobbiamo... avanzare ancora, è un processo di crescita e noi abbiamo la presunzione di voler tendere il nostro traguardo e comandare il gioco. In questo processo di comandare il gioco devi avere certi centrocampisti che danno del tuo al pallone, e giocavano quasi sempre Borja Valero e João Mario, Borja Valero e Brozovic. Adesso per necessità Brozovic si è stirato con la nazionale e João Mario è forse recuperato solo per la panchina e tra i convocati, ma non è detto che possa partire al primo minuto. Nel derby, guarda caso, per la prima volta l'Inter non vince il confronto possesso palla con l'avversario, gioca con Vesino, Gagliardini, e visto che poi il derby l'ha vinto sono stati elogiati tanto i giocatori dell'Inter per fisicità, perché sono tanti di quasi 1,90 m, tra cui pure Gagliardini e Vesino. Contro il Napoli è un po', diciamo, di sfortuna non poter avere il giocatore di qualità in più. Cioè, forse Vesino e Gagliardini non è proprio la struttura fisica adatta a loro per contrastare i piccoletti che vanno a 3.000 all'ora. Ma i piccoletti sono i tre davanti, perché poi... Anche Allan è brevilino. I tre centrocampisti, sì, vabbè, però sono... Jorginho stesso. Ma non è che sono dei nanetti, sono no, gli forse altri... Hamsik no, l'unico. Che... Voglio dire, ma... non si può dire, perché... ci può stare che loro abbiano un possesso di palla maggiore, che con il loro gioco ti costringono a difenderti più basso di quello che tu vorresti, però magari si scoprono, perché i due difensori esterni spesso fanno le ali, non sono molto avanti, rubi la palla magari sulla tre quarti e ti trovi nel 2-2 ad andare ad attaccarli con Perisic, che quando parte palla al piede è difficile da fermare,
e magari gli fai due contropiedi, fai due gol e la partita è finita. Cioè, il calcio è bello perché tu la prepari in base alle tue di qualità, la prepari in base alla qualità degli avversari e poi il campo decide le condizioni e qualche volta c'è anche la condizione dell'arbitro che interpreta una cosa invece di un'altra, che magari ti dà un rigore che non c'è o viceversa, oppure che c'è un giocatore che fa una giocata che stravolge tutto quello che tu hai preparato. Noi qualcuno ce l'abbiamo dentro che può fare una giocata del genere. Allora, tanti ci scrivono anche loro, tra l'altro anche, anche su YouTube. Poi loro, in confronto alle nostre partite, poi il campo dirà anche quello. Il pallone viaggia a 100 all'ora. Noi diciamo che in queste 8 partite un po' più lentini nel loro ne hanno vinte tutte 8 quasi sempre con merito acquisito sul campo. Noi qualche partita con un po' di fortuna anche. Loro con più gioco molto più, diciamo, collaudato sicuro, e l'Inter invece che ha dovuto anche loro hanno vinto perché erano più forti degli avversari. Noi abbiamo vinto qualche partita con un pochettino di buona sorte. Sulla chat YouTube si stanno dividendo tra chi ama, dice no, ma il possesso palla dipende se lo fai solo in orizzontale, in verticale, se dai spettacolo, non dai spettacolo. Qualcuno ricorda il derby del 4-0, dice no, però è bello vincere giocando anche bene, oppure se giochi bene, come dice Spalletti, è più facile vincere, quindi alla fine però... Ma ritorniamo al fatto che siamo una squadra giovane, siamo in costruzione. Certo. Ricordiamocelo perché se no non... ecco. queste cose... Ma infatti Franco, io so che tu... Ah, scusami. Se... No, dice l'importante è che se si dovesse perdere, no, si analizza come si è perso e non pensare che da lunedì bisogna ricominciare, bisogna ripartire. Certo, no, ma io so che scorso anno che Franco è molto sensibile al tema, al sondaggio, diciamo, cioè scudetto o non scudetto, perché noi ne abbiamo parlato lunedì scorso, perché... Ma possiamo cambiare discorso? No, infatti, no, ma... battuta. Non la voglio sentire quella parola. Lo sapevo, per questo dico, vedi, non la voglio sentire, ma solo un pazzo può pensare... Poi magari il calcio ti dice no, di ma sì, infatti ma io sono d'accordo con facciamolo te. Dire al calcio, non lo diciamo noi. Io sono d'accordo con te. Al campo, no? Infatti oggi anche Spalletti, quando gli viene... quando a Spalletti... gli viene chiesto, dice Moratti ha sdoganato la parola scudetto. No, io non sono in disaccordo con Moratti, ma sai perché? Perché se è stato riportato il titolo, tra virgolette, dice no, scudetto, no, non ha detto così. In un'intervista a Radio Anch'io lunedì mattina aveva detto, dice ma l'Inter come va a Napoli? Dice no, vabbè, dopo il derby, infatti oggi l'ha detta così Spalletti, ha detto ma no, Moratti ha detto semplicemente lasciateci l'illusione di poter andare a vincere a Napoli dopo un derby così, per pensare a... Cioè, non ha detto l'Inter da scudetto, l'Inter vince lo scudetto. No, poi Spalletti ha aggiunto, dice no, uno che ha vinto gli scudetti come presidente, è normale che pensi sempre che l'evoluzione poi è quella. Però eravamo già un po' più impressionati da, per esempio, Gagliardini, no? Ce l'abbiamo, che aveva detto poi in un'intervista proprio durante la settimana, stranamente, perché tutti hanno sempre detto l'obiettivo è il quarto posto, la Champions League, dice lo scudetto è il nostro obiettivo, dobbiamo stare là il più possibile, arrivando alla fine sapendo di potercela giocare, poi vedremo chi ne avrà di più per lo sprint finale. E questo era Gagliardini. Oggi è stato chiesto anche a Spalletti, è stato chiesto anche a Borja Valero. Iniziamo a vedere cosa ha detto Borja Valero, per esempio, e poi lo commentiamo con il prossimo amico. Che ha una decina di anni in più. Che ha una decina di anni in più, infatti io l'ho definito saggio sui social, Alessandro, perché vedi cosa ha risposto. Allora, non per niente, gli anni... No, perché gli chiedono, visto che il Corriere dello Sport, proprio l'intervista su Corriere dello Sport, il Corriere dello Sport aveva fatto questo sondaggio tra ex interisti, e tanti ex interisti hanno detto di sì, che da scudetto... No. No? Allora Borja Valero dice: dobbiamo rimanere tranquilli e consapevoli che solo due mesi fa non c'era grande fiducia attorno a noi. Dice: ricordiamoci tutti i tifosi e leader che dicevano non si va al quarto posto, il Milan è più forte di noi. Passo dopo passo andremo avanti e speriamo solo di aver imboccato una bella strada. Non mi piace mettermi nello zaino del peso in più rispetto a quello che c'è già. Creare maggiori aspettative non dà nessun vantaggio, anzi... ti mette nella condizione di avere una responsabilità maggiore di quella che invece devi avere. Poi certo aggiunge, perché un po' come Spalletti, poi non è che si credono scarsi loro, non è che non hanno autostima, dice chi ti ha impressionato di più tra i tuoi compagni? Lui dice, come qualità l'Inter è davvero forte, vedendola da dentro è difficile spiegare perché non abbia ottenuto buoni risultati negli ultimi anni. Quindi, buoni risultati, non vittorie, no. Buoni risultati.
cioè entrare in Champions. Ma soprattutto, dice Franco, poi lo chiedo anche all'amico da casa e torno da voi, che cosa ci guadagna l'Inter a dire oggi che alziamo l'asticella? Si è sempre detto che da Champions. Cioè, è proprio un autogol dire l'obiettivo. Assolutamente. Possiamo... Pronto? Chi c'è? Portano una sfiga poi. Pronto? Sì, come ti chiami, da dove chiami e scusa l'attesa. Ciao, sono Michele da Ferrara, faccio i complimenti a tutto lo studio. Grazie. Volevo sapere se c'era la possibilità di una domanda dal punto di vista tecnico. Sì. Lo faccio anche al mister Scanziani. Al mister, certo. Io volevo sapere se c'era la possibilità, visto che oggi mi sono guardato la partita a Roma-Napoli dove Spalletti ha vinto 3-1 l'anno scorso, sì. E ho visto che Spalletti giocava con la difesa a 3 staccata e un terzino un po' più alto. Sì. Se secondo lui potrebbe essere una mossa che possiamo vedere anche già da domani, che teneva, diciamo, il Napoli un pochino più chiuso, e il fatto che il Napoli ha giocato in queste tre giorni, diciamo, molto intensamente, potrebbe aspettarci un po' di più, ecco, tenerci un pochino di più dal punto di vista fisico, visto che noi abbiamo dei bei secondi tempi. Io mi aspetto un bel secondo tempo e un primo tempo un po' su quello del derby, ecco, diciamo così. Volevo sapere un po' che cosa ne potete pensare anche voi di questa cosa qui. Sì, va bene. Grazie intanto della questione posta, perché è stata tra l'altro posta anche a Spalletti oggi. Grazie, un caro saluto. Cosa ha risposto Spalletti? Allora, vi ricordo intanto che la Roma, che vinse 3-1 a Napoli, giocò, come diceva l'amico da casa, con Manolas, Fazio e Juan Jesus. Poi Florenzi, Paredes, De Rossi e Perotti, quindi diciamo era Florenzi questo giocatore un po' a tutto campo. Poi Nainggolan con Salah e Dzeko. Era il periodo in cui appunto la Roma provava la difesa che poi fu definita a 3,5 da Spalletti. In questo caso forse Alessandro sarebbe D'Ambrosio un po' più accorto e Nagatomo favorito su Dalbert, che può andare di più, cioè è più Calecon o Insigne, perché lì sono tutti e due che si inseriscono. Cioè, bisogna vedere chi ha più birra. E... Forse la nostra asse di sinistra è meno collaudata rispetto a D'Ambrosio Candreva, che ormai è più collaudata. D'Ambrosio forse spinge un pochettino di più rispetto a Nagatomo. Ah, tu dici D'Ambrosio spinge di più, no? No, io pensavo al contrario. Dipende dall'avversario che ti trovi, se ti segue, se non ti segue, dal mediano che eventualmente ti copre quando tu vai, anticipi l'avversario, gli porti via la palla e parti, e ci vuole qualcuno che comunque magari si ferma a dare una mano in caso tu la perdi. Ti segue il difensore e quindi fai l'uno contro uno su tutta la fascia. Quindi alla fine finisci per essere camaleonte in base anche, al comportamento degli avversari. E invece sul discorso che dice... Un po' come dicevo io prima, l'Inter deve resistere perché poi loro pagheranno dazio un po', almeno l'ultima mezz'ora. Ma il primo tempo aspetti un po' più di... Il problema potrebbe essere fisico, no? Ma potrebbe essere anche mentale. Mentale nel senso che quando, diciamo, sei abituato a vincere, quando vai a Manchester, fai una partita come l'ha fatta, può anche darsi che non riesci a ritrovare le stesse motivazioni per una partita nel nostro campionato. Magari quella prestazione gli dà ancora più sicurezza, però può darsi, e quindi magari domani ti asfaltano. Secondo me Dio. Hanno acquisito una mentalità una sicurezza da grande squadra. Il Napoli oggi, a me, il mio parere, è una grande... Per me è la più forte del campionato, superiore alla Juve. È una grandissima squadra. Sì. Per cui questa consapevolezza loro l'hanno acquisita anche durante la partita di... Per l'amor di Dio, sicuramente sì. Ma magari può darsi che gli sia entrata un po' di presunzione, magari diceva... No, ma magari Dio! Prima o poi qualche gol lo facciamo. Ciao, e magari invece di riuscire a dare il 100%, danno l'80%. È chiaro che l'Inter deve fare una partita eccezionale. Non deve sbagliare nulla, questo è pacifico. Poi il Napoli una non la vince, no? Magari anche dal punto di vista della Camera. Ecco. Però siete curiosi un po' di andare a rivedere come ha risposto Spalletti, perché abbiamo visto Gagliardini che dice scudetto, Moratti che dice lasciateci l'illusione di Borca Valero che dice perché devo appesantire il mio zaino. Già pesante. Quindi la saggezza, vediamo come risponde Spalletti. Dai, poi andiamo dall'amico a casa a commentarlo anche con lui, torno da Giuseppe. L'Inter è sempre aspettata ogni anno che debba fare per
per forza bene, bene, bene. No, perché quindi, il giochino poi lo conosco, l'Inter arriva terza alla fine del campionato, dice però avete visto, è andata, ma no, l'Inter ma parte. Io dico, finalmente abbiamo intrapreso il percorso di crescita, finalmente, perché noi dal 2011 questo percorso non c'è mai stato un allenatore così solido. L'abbiamo cominciato e l'abbiamo terminato, l'abbiamo cominciato e l'abbiamo terminato. A me pare che quest'anno, non so se siete d'accordo, sia l'anno buono per determinare l'inizio di una storia, dell'Inter che cresce, ma si consolida, non che si sfascia. Ma perché Franco c'è una gerarchia chiara. C'è una gerarchia chiara, c'è il responsabile di area tecnica che ha scelto un progetto tecnico e Spalletti non Costruiamo, quindi non è a tempo. Non alziamo l'asticella. Ragazzi, non facciamo i furbi, sappiamo com'è la serie, com'è il campionato italiano. Per i tre pari di fila, tu dici che cambiano le cose. Ecco, bravo. E quindi viviamo la giornata. Esatto. Cerchiamo ogni partita di impostare nel miglior dei modi per vincere. E poi se non si vince, andiamo ad analizzare il perché e il per come, dove c'è da migliorare. Punto e basta. Dai, allora, diciamo, non raffreddiamo gli entusiasmi e non incendiamo gli animi. Anche perché rivediamo un attimo la classifica prima di andare dall'amico da casa e dobbiamo vedere Spalletti come ha risposto. Martedì sera, nell'anticipo del turno preliminare, ricordo che lunedì la puntata di Obiettivo Inter è di pomeriggio, c'è Inter-Sampdoria. La Samp, oltre ad avere una partita in meno, ha il Crotone nel prossimo turno in casa. E addirittura Giampaolo, che vi ricordate Giampaolo, l'interista Giampaolo che sogna l'Inter, ha detto prima di smettere di allenare, prima o poi vuole allenare l'Inter, Giampaolo andò a Torino facendo turnover con la Juve l'anno scorso e perdendo male, perché disse noi non siamo abituati a fare tre partite a settimana, quindi io devo tener conto delle tre, anche oggi l'ha ridetto, ha detto sì, devo tener conto che martedì c'è l'Inter e quindi farà un po' di calcoli. Allora, la Samp, se vediamo appunto la classifica, allora mettiamo che vince il recupero, è a 17, batte il Crotone. Il recupero è contro la Roma. Ferma. Recupero è contro la Roma. Capito, in casa può anche vincere. Vabbè, un pareggio va a 15, va bene. Allora, mettiamo che pareggio è a 15. No, io voglio che vinca, per l'amor di Dio. No, però, ma era per fare un esempio. La realtà non ti... Non... No, però dico, mentre tutti dicono Milan, il derby, Napoli, la montagna da scalare, poi percorso fine. Ma ragazzi, il derby... L'abbiamo vinto, ma come dicevamo l'altra puntata, per me era difficoltoso vincere, certo. Perché io l'avevo già visto il Milan con la Roma, aveva fatto un 70 minuti. Al 90esimo eravamo 2-2. Hanno giocato pari al 90esimo eravamo 2-2. Quindi la vittoria nel derby è giusto che ti dia entusiasmo. Ma l'abbiamo giocato. Sì, no, ma quello che volevo dire quindi, è che Inter-Samp martedì, quindi c'è 72 ore dopo questo Napoli-Inter, c'è un Inter-Samp che è una partita veramente difficile, perché la Samp per esempio potrebbe essere venire a San Siro a 5 punti dall'Inter, voglio dire, può anche succedere, quindi con una partita in meno a 5 punti dall'Inter, quindi vuol dire che stiamo parlando comunque di tre partite difficili consecutive, di cui però Napoli e Samp sono nel giro di 72 ore, quindi bisogna tenere presente che Brozovic non ci sarà nemmeno con la Samp, João Mario per questo forse parte anche dalla panchina col Napoli, ma veramente a centrocampo deve essere bravo Spalletti a gestire. Allora, siccome abbiamo perso un po' di tempo su questo, vediamo Spalletti cosa ha detto su Scudetto dopo la telefonata. Pronto? Tondo. Sì, ciao, come ti chiami? Da dove chiami? Sembra Roberto da Inna. Roberto. Come sta, direttore? Sembra Roberto, sì. Bene, ti chiedo di essere proprio velocissimo. Ah, velocissimo? Sì. Quindi devo fare un appunto per domani sera, un pronostico. Va bene, dimmi. Per la partita di domani sera. Sì. È complicato perché è da 20 anni che non andiamo a Napoli. Dobbiamo sfatare questo tabù. Galante autogol questo... di Turrini sul tiro di Vinter. Sì, di Turrini e Galante, me lo ricordo. Per voi di Turrini e Galante. È fondamentale la vittoria. Quindi, perché vi chiede supereremo il Napoli in classifica, anche di un punto. Ah, cioè, quindi, tu sei proprio ottimista, super ottimista. Ci prepareremo a meglio per la partita con la Sampdoria poi, di martedì. Io guardo, ho detto una cosa, rivedendo il calendario, perché poi abbiamo la Samp, poi a Verona di lunedì e il Torino a mezzogiorno e mezzo e 5 novembre. Ho detto io firmo per 9 punti, 9 punti nelle prossime 4 partite. Tu firmi per 9 punti nelle prossime 4 partite prima della sosta? Per 9 punti? Ci metterei la firma, oltre a fare un pareggio la condannerei. Sono 10. 9 punti ci metterei la firma, perché la partita di domani non è semplice. No, capito, 10 punti la mette chiunque la firma. E 9 che con 10 punti, ovvio. Vabbè, ok. 9 punti. Sei ottimista. 9 punti ci mette la prima, sì. Sei ottimista. Andrei a 31.
Grazie Roberto. Grazie, buonasera. 9 punti vanno bene, ma meglio vincere con il Napoli che ci si avvicina, poi magari perdere con la Samp. Certo, dai, quel cuore sanderiano. No, per i 9 punti dico, se devi fare 9 punti, è meglio vincere. Meglio vincere con il Napoli che te lo tieni vicino, anzi lo superi. Sì. No? Poi perdi o con Verona, non so, ma con una piccolina, insomma. Cioè, sì. perché con quelle davanti valgono il doppio, perché se vince il Napoli non sei a 2 ma sei a 5. No, capito il discorso. Io invece penso però che se l'Inter non deve vincere lo scudetto tra Napoli e Juve, almeno che non siamo proprio noi a far perdere lo scudetto. Però quello è un sono pensiero, calcoli che non si possono fare alla nona giornata. No, dai, però vediamo come ha risposto Spalletti, se no sembra il mistero di Fatima. Allora, la parte sullo scudetto. Allora, l'anno scorso non ci fu partita al San Paolo. Può portarla a cercare una mossa tattica diversa? Una sorpresa, gli chiedono. Il collega della Rai, per esempio, ricordò che Mancini vinse in Coppa Italia contro il Napoli di Sarri e a un certo punto in campo c'erano Biabiani, Ljajic, Jovetic e Perisic. C'è gente che poteva fare quasi tutto il contropiede, no? E infatti a un certo punto nacque veramente un bel gol di ripartenza. E invece Spalletti dice non è questione di una mossa, magari ci fosse una mossa, non dormo per 5 giorni, scovo questa mossa. Dice se vogliamo restare in cima dobbiamo essere solo bravi, non ci sono scorciatoie o mosse particolari, devi andare a sfidarli convinto che puoi avere la meglio in molte fasi di gioco. Sullo scudetto, no, sul discorso di essere, lo aveva già detto al canale ufficiale prima della conferenza e lo ripete in conferenza, non possiamo più tirarci indietro. Qui proprio lo vedo come il condottiero, no, che tira fuori l'orgoglio della truppa. Loro sono talmente bravi che devi andare a creare più di un problema, non puoi pensare di sfruttare una sola situazione a favore, e noi abbiamo le qualità per creargli i problemi. Oltre a non possiamo più tirarci indietro, dice, ora siamo dentro fino al collo, magari isperato, ma poi dopo un po' prendi i connotati del livello dove vivi. E ora devi andare a cercare di vincere in casa loro. Ci vuole equilibrio, ci vuole l'arte, dice. E questa viene dal lavoro quotidiano. Quindi dice, non c'è una, diciamo, formula magica. C'è che tu devi creare più problemi possibili, quindi devi fare la partita perfetta, nessuno deve sbagliare niente, ci deve essere la concentrazione. E comunque c'è da dire che non puoi tirarti indietro. Cioè, un giornalista della Repubblica che oggi normalmente ha detto una cosa che avevo detto io nelle ultime puntate, dico no, l'Inter va sgombra a Napoli perché se perde alla fine l'obiettivo è il quarto posto, mentre il Napoli ha più pressione, perché il Napoli quest'anno, sapete cosa gli ha risposto Spalletti? Dice tu non venire a Napoli, e le persone che ragionano così non voglio che vengano con noi a Napoli, non devono stare proprio intorno a noi, perché noi andiamo là a dire no, siamo spensierati, chi se ne frega se perde, no, nessuno deve sentire fare un discorso del genere. Poi magari la perdi e va bene. No? Sembra logico. Dai, sentiamo l'amico da casa perché la telefonata. No, però. Ma come tifoso lo puoi pensare, ma uno che lavora per il risultato, mica può partire per andare lì. Ma forse anche se perdo, perché cosa stai dicendo? Per una volta ti ricordi quando l'Inter espugnò lo Juventus Stadium, adesso l'ha fatto la Lazio, è ancora la quarta volta dopo l'Inter di Stramaccioni, l'Udinese e la Samp di Icardi all'epoca, che è l'unica che hanno espugnato lo Juventus Stadium. Marotta disse l'Inter spensierata, no? E poi spensierati con il tridente andò lì l'Inter a vincere. Fu una partita preparata veramente in modo incredibile. Telefonata perché mi sembra che ci chiama anche da molto lontano, vediamo un po'. Pronto? Sì, pronto. Sì, come ti chiami e da dove chiami? Sì, ciao Michele, sono sempre io, Alessandro da Londra. Ah, da Londra. Ciao Alessandro. Allora, la partita ciao. La riesci a vedere da Londra? Sì, l'ho vista, ma ho chiamato anche la sera del derby che mi avevi detto se perdevamo di non richiamare, no, scherzavo, capito? Certo che se faccio, vabbè, non voglio dire niente, va. Però questa secondo me è veramente una partita molto molto complicata. Questa è una partita difficile, però non lo so, Spalletti quando parla mi dà sicurezza e credo che è vero, sì. Comunque potremmo farla la nostra partita sapendo che abbiamo di fronte una squadra che ha una gran voglia di vincere lo scudetto perché sono anni che è lì seconda, ma noi possiamo dare del filo da torcere con la difesa ai tre attaccanti lì che hanno davanti. È la prima volta, voglio proprio vedere la difesa contro questi tre.
Eh sì, sarà una prova del 9. Tra l'altro, quello che dicevi tu lo diceva anche un collega oggi in conferenza stampa, cioè sentire Spalletti ti accorgi che c'è una sicurezza diversa, ma non è, forse giustamente Spalletti ha questa considerazione, dice vabbè ringrazio per i complimenti, però io valgo uno, come vale uno il nutrizionista, come vale uno il monsignore che deve essere anche lui, deve fare il suo ed è dalla nostra parte, oppure dice come vale uno la persona dietro le quinte che spi, perché giustamente tu dai l'impressione di essere solida e lì quando l'Inter poi andrà, cioè, avrà un periodo magari negativo durante l'anno, come diceva Alessandro prima, è lì che si vedrà se tutta la struttura regge. oppure se è l'uomo solo al comando come è successo altre volte. Quindi sì, vediamo, è una diciamo che andiamo con l'umore giusto secondo me ad affrontare questa. Qualcuno dice forse è arrivata presa, è arrivata tardi, secondo me è arrivata nel momento giusto, perché sì è arrivata proprio la settimana giusta, abbiamo vinto il derby al 90esimo, abbiamo, quindi credo che possiamo fare una bella partita. L'importante è uscire a testa alta dal San Paolo, poi una sconfitta può anche sì, diciamo che anche il Milan è uscita a testa alta dal derby, per cui va bene così. Va bene, lasciamo la testa alta a loro, speriamo di tenerla alta anche per i risultati. Grazie da Londra, un caro saluto. Grazie mille, ciao a tutti, ciao. Ciao. Tra l'altro ciao, Franco, ciao. Mi dai l'assist per ricordare proprio il derby, perché Spalletti oggi, vedete quello che dice quando c'è quella bolgia allo stadio e prendi gol a 10 minuti dalla fine, il giocatore non è che sente più di tanto l'allenatore, lì entrano in campo alcune cose nella testa. E dice, questa squadra, andiamo a vedere nella terza parte che abbiamo selezionato della conferenza di oggi, questa squadra mi ha dimostrato sul 2-2 che è una squadra di calciatori veri, professionisti, li ama chiamare lui. Ecco, gli chiedono, dice, a Napoli per esempio l'anno scorso non c'è stata partita, però tu hai vinto a Napoli l'anno scorso, come ci ricordava l'altro amico da casa. Puoi essere tu a trasmettere questa convinzione? Lui non ci sta mai a dire sono io, i giocatori invece non riescono. E dice, a questi calciatori posso raccontare poche cose. Basta ricordare cosa è successo sul 2-2. Ti fa capire nel derby, ti fa capire cosa hanno nella testa e nel cuore. Vogliono imbottire la squadra di interismo. Lui batte molto su questo, interismo inteso come tu le partite le devi vincere, sempre, è scontato questo. Quindi dice loro, l'avete vista la determinazione nei momenti in cui hanno voluto dimostrare le loro intenzioni sul 2-2, parlo del secondo pareggio. Questi sono calciatori professionisti, sanno qual è l'atteggiamento giusto per vincere, è una questione mentale. E io certe volte non posso farci niente, quando subisci il 2-2 sei praticamente nullo. Puoi parlare in panchina, ma nessuno ti ascolta, a meno che non gli mandi un messaggio da leggere. E lui ha fatto proprio così. Però dice, hanno saputo reagire da soli. Anche a te Giuseppe trasmette questa convinzione, però non solo perché lui, ma proprio nel saperla, cioè trasmettere. Cioè tanti parlano di Spalletti, dei giocatori dell'Inter, adesso non voglio dire che non ha sbagliato niente, ha sempre fatto tutto bene, però senti Gagliardini, senti anche i giocatori che magari non è che hanno fatto finora benissimo, come ha fatto Skriniar, come ha fatto Icardi, e tutti dicono, ah, ci sta dando qualcosa in più, ci sta dando qualcosa in più. Allora, Spalletti è l'unico, forse dal 2011, che finalmente ha la garra, come dice lui, in più. Che anche nel modo di parlare, sì. forse è proprio quello. Anche trasmette, contagia i giocatori di questa convinzione, anche se magari forse non sono già forti sulla carta, però magari danno quel 110% in più, che quel 10% in più del 100% che aiuta a vincere le partite, come col Genoa all'ultimo minuto, come col Milan, e quindi sì, si vede sul campo. Anche perché se da una parte lui ha detto, Franco, ci siamo dentro fino al collo e quindi non ci possiamo sottrarre, ormai siamo lì. In un altro passaggio della conferenza di oggi, quando gli dicono l'Inter è seconda e lo scontro tra la prima contro la seconda, lui dice, io stravedo per Sarri, stravedo per il gioco del Napoli, ma alla fine per vincere lo scudetto bisogna battere sempre quelli là, e quelli là sono la Juve. Poi dice, io la Roma la conosco bene, la Roma è fortissima. Dice, la Lazio ha più conoscenze perché ormai non è più un primo anno per Inzaghi, sono forti. Dice, quindi siamo 5, anzi siamo 6, perché io mi fido di Montella che mi ha detto che il Milan può ritornare, lo conosco bene, però mettiamo anche che il Milan ha i suoi problemi. Sono comunque 5 squadre, se tu arrivi ultimo in questo campionato delle squadre migliori, non vai in Champions. Quindi fai presto ad essere la prima, ma fai presto ad essere la quinta. Attenzione a questo. Quindi io credo che lui...
i risultati positivi ti fanno dimenticare. Cioè, la Lazio ha vinto quello... a Torino, Franco, quello che voglio dire. Beh, chiaro, ma, però ecco, la vittoria del derby, per carità, io bisogna che rivinciamo per altri 50 anni, fin quando campo li voglio vincere tutti. Però il tifoso deve stare sereno, perché la vittoria del derby non ti deve illudere di aver terminato il percorso di crescita. Perché noi abbiamo quelle fasi durante la partita nelle quali non riusciamo a raccapezzarci, e finché trovi il Milan in queste condizioni ti può andare bene, finché trovi il Benevento ti può andare bene, e finché trovi il Crotone ti può andare bene, trovi il Napoli, la Juve, la Lazio, che sono quelle pari a noi, no? Tipo, ti fanno male, poi voglio vedere se vinci lo scudetto o vai in giro a parlare di cioè, coi piedi per te, perché il Milan sapevamo che ha problemi di amalgama e di strutturarsi come noi stiamo facendo. Però è vero che è stata equilibrata la partita, quindi. Però è stata equilibrata, perché loro poi nel secondo tempo tutti parlano male di Montella, ma ha trovato la chiave per non farci più superare la metà campo. Però l'hai vinto, benissimo, i risultati parlano da soli, e speriamo di giocare male tutto il campionato ed essere lì. Però dobbiamo incontrare la Juve, la Lazio e il Napoli. La Sampdoria. La Santo martedì. Quindi siamo coi piedi per terra. Ma anche se vinciamo tutte queste partite, stiamo coi piedi per terra, perché c'è un girone di ritorno, ci sono tante partite. Giorno per giorno, come ha detto prima Alessandro. Ti devo interrompere, Franco, perché mi segnalo dalla regia che è un'altra chiamata da molto lontano, quindi non voglio farlo attendere troppo, nessuno però ancora di più in questo caso. Pronto? Sì, buonasera. Ciao, come ti chiami, da dove chiami? Io mi chiamo Nicola, telefono dalla Svizzera, ho già chiamato altre volte la stagione scorsa, e penso che, a differenza tua, mi permetto di darti del tu, certo, non deve essere una partita leggera. Deve essere la partita perfetta, mentalmente. Noi dobbiamo andare a Napoli e i primi 20 minuti non dobbiamo concedere molto al Napoli. A differenza dell'anno scorso, ti ricordi quei primi 10 minuti dove l'Inter ha già perso la partita? Di 2 anni fa, perché dopo la partita la si può anche vincere. Però non dobbiamo entrare in campo convinti. Tanti da casa ci parlano di Eder, no? Io credo che Eder e João Mario saranno armi a partite in corso. Anche tu sei convinto che alla fine ripartano Vesino, Gagliardini e Borja Valero come nel derby? No, a me non è questione Eder, è questione del gruppo, la mentalità deve essere quella giusta. Sì, lì si vedrà se domani, si vedrà se Spalletti sta riuscendo nel suo intento. Se noi abbiamo quello lì, possiamo pure vincere a Napoli. Ma speriamo. Però ci vuole testa, concentrazione, non la partita leggera, ci vuole la partita della partita. È molto importante domani far vedere che ci siamo mentalmente. Grazie a questo proposito. L'anno scorso. Grazie a questo proposito, ti faccio vedere anche un'ultima risposta di Spalletti, perché sulla mentalità ha battuto molto lui anche sull'interismo. Ringrazio, ma io l'ho vista tutta. Grazie a te allora. Ti saluto. Grazie. Vorrei dire a Scanziani che sì, noi non vogliamo perdere neanche con la Sampdoria, eh. Possiamo fare 12 punti, eh. Al meglio. Ma guarda, facciamo così. Allora, la Samp in Europa League e l'Inter in Champions League, firmiamo? Per me no, facciamo così, la Samp in Europa e noi vinciamo il campionato. Ancora. Ciao, va bene, ciao. Allora, ripeto, ecco, la vediamo la risposta di Spalletti. Quando gli viene chiesta, appunto, un collega dice: oh, uno può andare più spensierato, leggerezza, e lui risponde: se la pensi così, non venire domani, no? Dice: no, io non le voglio queste persone. E poi quando gli chiedono anche il tema, che molto sulla chat di YouTube adesso si stanno dividendo i nostri amici da casa, tra Eder può essere la soluzione, il centrocampo con Vesino e Gagliardini, soprattutto contro quelli veloci del Napoli, e dice, allora chiedono oggi a Spalletti, dice: non c'erano Brozovic e João Mario col Milan, pochi centrocampisti in panchina, non c'era nessuno di centrocampisti in panchina, stavolta c'è João Mario, l'abbondanza del Napoli quanto può pesare? E qui Spalletti dà una risposta che è veramente, secondo me, bellissima, anche per tutto quello che si è detto quest'estate. Lui dice: nessuno, perché hanno giocato una infrasettimanale, noi non siamo moltissimi, ma siamo fatti in maniera perfetta per quella che è la nostra corsa. Cioè, questa storia che siamo corti. L'Inter fa solo il campionato con la Coppa Italia, ha 23, adesso 22 giocatori, perché Van Oysden
non recupera. Quindi 22 giocatori, come mi ricorda spesso Alessandro, sono anche tanti, o no? Rispetto per fare solo il campionato. Rispetto ai miei tempi, di sicuro. Quindi no, magari è una questione di qualità. Sono 8 partite in più prima, ma non di quantità. 30, sono 38, però... Intanto giocano sempre gli stessi, voglio dire... Ce ne sono alcuni che entrano di un quarto d'ora, 10 minuti finali. Però lui oggi giustamente dice: ho recuperato importante. Cancelo, ho Caramo, ho recuperato adesso anche Santon. Cioè, iniziano a essere. Sì, però voglio dire: l'importante, secondo me, è la condizione di questi giocatori. Certo. Cioè, l'Inter con quanti giocatori ha giocato finora? 8 sempre gli stessi, e 3 che girano. 3 che ogni tanto i 3 davanti, sempre loro. Sì. In mezzo al campo in genere sono 3 o al massimo non c'è Gagliardini. No, tutti e 5 per 3 maglie stanno giocando. Sì, però, a pari merito proprio. Come presenza. Forse Gagliardini meno minuti, ma adesso li sta recuperando. A sinistra Nagatomo. A sinistra o Nagatomo. Gli altri tre sono sempre. Non è che ci siano dei cambi evidenti. No, no. Quindi vediamo, concludiamo la risposta di Spalletti, perché è l'ultima che abbiamo selezionato. Meglio così, meno male. Continuità. Meno male. Meno male, perché certo. Non so se avete dei dati dal 2011 a oggi. 100 giocatori alternati. Quante partite abbiamo fatto con la stessa squadra? Sì, anche 2 anni fa Mancini disse che era un nuovo Stankovic. Disse: no, Mancini ha trovato un nuovo modo per mettere in difficoltà gli avversari. Cambiamo sempre. E poi a gennaio non rimase niente a cui aggrapparsi nel momento di difficoltà. E quindi adesso invece andiamo avanti così, che è meglio. Io farei giocare sempre gli stessi, almeno. Però i cinque di centrocampo si stanno alternando. Cioè adesso Joao Mario e sì, Manna forse si sono alternati perché non gli davano tutte le garanzie che lui cercava. Lui però, Giuseppe, come che dice, il centrocampo folto che gira, no? I 5 che si alternano, cioè gli piace anche avere, oltre che in campo, i 3 titolari, ma anche in generale. Ma anche per adattarsi all'avversario, cioè, bisogna di avere Borja Valero qui indietro. Con Borja Valero titolare a Napoli, in 9 partite hanno giocato titolare nella posizione dietro Icardi, 3 volte Brozovic, 3 volte Joao Mario e 3 volte Borja Valero. C'è la par condicio tra tutti e 3, Eder che spesso entra. Dicevo, concludiamo la risposta di Spalletti, eccola qua, proprio lui dice... siamo fatti in maniera perfetta per quella che è la nostra corsa. Caro Franco, abbiamo detto tante volte, e lui però lo sottolinea, all'Inter non lavorano degli sprovveduti oggi. Quando hanno costruito la squadra. Oggi. Certo, oggi. Lui è arrivato questa. Abbiamo fatto tutto il possibile affinché non ci siano rimorsi, limitazioni di nessun genere. Siamo in condizione di poter vincere sempre con una rosa di qualità. Se decido che Santon può fare il centrocampista, dice poi qui, magari... Qui però dice tutto e non dice nulla, secondo me. In che senso? Dice all'Inter non lavorano degli sprovveduti, abbiamo fatto tutto prima, il possibile. Nessuno, no, sul discorso dell'abbondanza del Napoli, dice perché hanno giocato... Cioè lui dice, il Napoli ha giocato l'infrasettimanale, noi siamo morti, si bilancia. Noi siamo fatti in maniera perfetta per quella che è la nostra corsa. E dove dobbiamo correre? Champions League. Certo, lui l'ha detto. E quindi... Dice tutto, ma la dice niente. Lo sappiamo che quella è la nostra dimensione. Però i tifosi dell'Inter quest'estate, Franco, ci dicevano: il Milan è molto più forte di noi. Non chi arriviamo. Chi l'ha detto? Eravamo sommersi sui social. Ah, eravate sommersi. Io sono qua. Le parole te le ricordi? Zooming out. Ma quelle sono relazioni giornalistiche che fanno che creano i ragazzi, i tifosi del tanti ragazzi che creano lo scontento nel tifoso perché non vanno a leggere tra le righe poi il calcio è fatto anche di storia, la storia ti dice più o meno quello che eri e quello che sei oggi. Cioè, per cui io ho imparato a stare coi piedi per terra proprio per questo, perché vado a leggere la storia, come si costruisce una squadra, come si costruisce una società soprattutto. E quindi oggi mi sento di dire che il futuro è roseo, il futuro. Oggi è roseo anche la classifica e giochiamocela partita per partita, non stiamo lì a inventarci nulla. Infatti Spalletti dice: io non voglio sentir parlare del traguardo finale, però del fatto che noi possiamo vincere ogni partita. Magari i tifosi dicono, magari li convince che Spalletti dicendo quelle cose... alla corsa per il traguardo massimo. Esatto, gli fa pensare. Non intendevo. Va interpretata. No, perché nella conferenza di oggi ha parlato di una Roma fortissima, di una Juve che è quasi impossibile. Insomma, Sto ripetendo la Lazio. La Lazio se non crolla, ragazzi, che io non penso che crolli, però se dovesse crollare va bene a noi, ma la Lazio è da tener conto più del Milan
e più della Roma in questo momento. Sì, per il quarto, allora se consideriamo diciamo Juve e Napoli, che poi potrebbero essere le vere candidate per lo scudetto, diciamo che Inter, Lazio e Roma, una non va in Champions. Se la giocano alla pari. Se la giocano quasi alla pari. Quindi. Forse la Roma è anche un tantino più completa. Però loro hanno le competizioni internazionali, se vanno avanti magari si stancano un po' di più. Ecco. Beh, allora, ultima chiamata da casa, però mi fate finire questa risposta, dai. Allora chiedo alla regia qui l'ultima risposta di Spalletti. Dicevo, se decido che Santon può fare il centrocampista, lo può fare. Penso che abbia le caratteristiche per farlo. Allora lui... qui estremizza, aveva detto anche il difensore centrale nell'ultima partita, nel senso che poi in qualche circostanza tu puoi chiedere a uno che ha delle, come diceva Alessandro Scanziani negli anni 80, oggi mi serve il terzino, tu ti adatti in questo ruolo. Possiamo giocare ogni partita ad armi pari, il Napoli ha giocato in Europa, ha fatto fatica, ma anche noi siamo gli stessi di domenica scorsa, qui forse dà un indizio sulla conferma della formazione. Loro sono di più perché hanno altre partite ed è giusto così. Quindi dice sulla bilancia, loro sono un po' più stanchi, però noi siamo... diciamo con meno alternative soprattutto a centrocampo per una questione di infortuni, quindi io non vedo che una avvantaggi rispetto ai calendari, le cose, la rosa eccetera eccetera, non voglio dire che noi siamo svantaggiati o avvantaggiati. Ultima chiamata, poi siamo veramente già nel finale perché abbiamo iniziato a dire dobbiamo farli 90 minuti, se no lo diciamo e poi non lo facciamo. Pronto? Ciao Michele, Nicola Masi da Cagliari. Uè, Nicola, ciao, concludiamo ciao in bellezza. A te e tutta la giuria che c'è lì, Canziani e compagnia bella. Nicola Spalletti, ultima domanda, oggi è stato chiesto, dice ma il Napoli è la bellezza e voi il pragmatismo, ci sta? Lui ha detto sì, però io voglio tendere a fare la bellezza anch'io, cioè voglio dire anch'io voglio migliorare il gioco, non è che scelgo di essere pragmatico, io scelgo di migliorare a giocare a calcio il più possibile per arrivare a... Tu che dici? Michele, la partita di domani ci serve per migliorare ancora contro il Napoli, siccome il Napoli gioca forte, è una grossa squadra, bisogna dirlo, domani dobbiamo dimostrare di essere, non dico alla parità, ma dobbiamo dimostrare di un avversario di fronte che dobbiamo battere, tutto qui, così voleva dire Spalletti, dobbiamo fare la nostra partita per cercare almeno di essere alla parità della partita di domani, ecco, non... Sei speranzoso? Non è che sono speranzoso, siccome adesso l'Inter, Michele, io faccio un altro tipo di discorso. Sì, ti devo chiedere però proprio 30 secondi. Sì, è il momento giusto perché stiamo giocando. Momento giusto. Questo dico, la squadra gioca fino all'ultimo secondo, è il momento giusto. Domani la possiamo battere il Napoli proprio per questo motivo. Anche perché i signori saranno stanchi il secondo tempo, te lo dico io. Mentre il primo tempo ci dobbiamo difendere questi signori, dopo il secondo tempo succederà qualche cosa di bello. Speriamo di ricordarci queste parole lunedì, lunedì di pomeriggio ci saremo. Ciao, grazie Nicola, un abbraccio. Ciao a tutti. Ciao. 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 Allora, Claudio da Taranto che scrive Cine l'apertura con l'Occidente, ricordo uno sketch di Noschese che imitava in contemporanea Nixon e Mao Zedong a sfidarsi a un tavolo da ping pong. I servizi di Sandro Paternostro da Pechino, film di Alberto Sordi, il vedovo nel quale commenta ad alta voce un articolo del Corriere della Sera. Oh, so 600 milioni, se ne muove, se si muove a Cina... E quindi saluta tutti gli ospiti, lo ringraziamo anche per l'aneddoto e dice l'alternanza di emozioni forte al derby fino al rigore, lui che ha collezionato decine di classiche Inter Milan, ha vissuto l'attesa in città, nei bar, diceva a Franco sull'alternanza di emozioni nel derby. Poi ancora per il mister come lavorerebbe sull'avvicinamento di un promettentissimo Pinamonti alla prima squadra, Alessandro ha fatto veramente due grandi gol, proprio velocissimo Pinamonti. Avrà qualche minuto in più quest'anno? Ma io me lo auguro per lui e per il prodotto italiano che mi sembra che sia in crescita. Poi magari l'anno prossimo andare a giocare in una Serie A di metà classifica e con continuità, perché solo giocando, sbagliando puoi correggere, non solo guardando, anche se all'Inter ci sono tutti giocatori molto bravi che c'è solo da imparare. Dopo Nicola da Cagliari, Nicola da Palermo che dice i due difensori per gennaio, no, allora per il mercato è presto e concentriamoci sul campionato perché veramente si vive solo di mercato, anche in settimana si è parlato solo di mercato e mi dispiace un po', poi un difensore magari può arrivare ma ne riparliamo a gennaio. Antonello D'Austuni dice godo ancora per il derby, ma la goduria più grande è vedere Montella, Mirabelli, Fassone, insomma quello che è successo. Sono 20 anni che non vinciamo a Napoli, si deve spezzare prima o poi questa corda, dice Giussi da Milano, grazie per questo amarcord cinese, quindi l'inizio della trasmissione, e poi dice credo nella nostra difesa, Insigne non Insigne, baci a tutti. Andy ci scrive dal Canada, credo che sarebbe meglio che giochi Dalbert, e quindi dice se vedi Nagatomo a Napoli, quindi con Calecon lui vota Dalbert. E gli ultimissimi proprio sul finale,
partita fondamentale da non partire per da non fallire per Roby. Bruno da Catanzaro che dice la quota Champions, lui dice 80 punti, l'anno scorso è stata, diciamo, se fosse stato il quarto posto valido, 72, quest'anno per voi si è alzata, mi dite un numero secco. Io dico sì, per me si alza da 72 a 75-77 quest'anno il quarto posto, potrebbe arrivare perfino lì. Ti vuoi sbilanciare, Franco, in una quota Champions il quarto posto? No, ma io facevo quel discorso, ti ricordi, delle partite perse, no? Sì, l'anno scorso ne avevamo perse 13-14, non mi ricordo. Basta perderne la metà quest'anno, che non penso che se andiamo avanti così e a 77 ci arrivi. A 70... cioè, altro che 77, cioè, se non le perdi, ma basterebbe non perdere la metà delle partite, anche quest'anno sei in Champions. Allora dobbiamo chiudere, in chiusura leggo questo messaggio perché è fantastico. Una volta io ho detto, scrisse Paolo Condò, Juve-Napoli nelle prime giornate, il Napoli può superare la Juve se vince a Torino, ma bisognerebbe essersi fumati l'impossibile per pensare una cosa del genere, no? Il nostro amico ci scrive, è più facile che io esco con Scarlett Johansson e Jessica Alba che domani l'Inter possa vincere a Napoli. Non lo so se è un amico di Napoli, se è un tifoso del Napoli che ci segue, però ci piace. E quindi chiudiamo con questa battuta, e quindi vabbè, poi ci scrive anche Rinaldo che dice, dico questo perché sulla fascia sinistra dobbiamo puntare ad offendere sulla nostra fascia sinistra, perché Ghoulam è più forte, Rinaldo, abbiamo detto anche questa, così l'ultimo proprio messaggio è arrivato adesso, sì, io però la temo la nostra fascia sinistra, nel senso che il Napoli lo temo di più nella loro destra, poi... Come hanno detto un po' tutti, da Spalletti anche i tifosi che ci hanno chiamato, bisogna essere squadra, più squadra possibile e più possibilità si avranno di rintuzzare anche gli attacchi del Napoli, che sicuramente ci saranno. E con le nostre armi magari anche fare male. Grazie a Franco Caravita, veramente un grande abbraccio e a forza te, Inter. E a tutti i nostri e i tuoi, soprattutto estimatori, forza Inter e tentiamoci. Forza Inter, dai. Tentiamoci. Dai, vent'anni fa sono troppi vent'anni. Grazie ad Alessandro Scanziani. Grazie a te, ciao a tutti. Anche per il ricordo di dove tutto e quando tutto è nato. Nel 1978, io sono nato nel 1978, però tu sei andato a fare la storia lì. Gol di Alessandro Scanziani e... Me lo ricordavo nemmeno. Ah, se dovesse venire in Italia il Presidente della Repubblica Popolare Cinese, presentarti dicendo, sono stato io. Grazie Alessandro Scanziani, grazie a Giuseppe Dorsi. Grazie mille e buonasera a tutti. E al Napoli... Andiamo a mettergli la bandiera. Se dovessimo vincere a Napoli, puntini, puntini, puntini. Ah, non lo vuoi dire, però per scaramanzia, vabbè, da buon campano, diciamo così. Grazie a Giuseppe Dorsi, Alessandro Scanziani, Franco Caravita, Silvana in regia, chi ci ha chiamato, chi ci ha scritto, l'appuntamento è per videopagelle, naturalmente domani nella notte, tutte le nostre notizie aggiornate sulla pagina Facebook, sul canale YouTube, oltre alle videopagelle, ricordo lunedì pomeriggio, stranamente di pomeriggio, prepartita di Inter Samp, ma anche torniamo un po' su questa big match, su questo big match del San Paolo. Ciao a tutti, sempre forza Inter, buonanotte da Michele Borrelli, ciao!